Bentornati a un nuovo appuntamento di approfondimento con Focus Verona Economia Speciale Banche. Questa settimana torniamo un po' alle origini, parliamo dei temi finanziari, bancari, un po' i temi che hanno dato origine a questo format inaugurato nel 2010 da Verona Network. Siamo orgogliosi e contenti di ospitare stasera attorno a questo tavolo nel nostro studio Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa San Paolo. Buonasera e grazie dell'invito. Grazie a lei di aver accettato il nostro invito, dottoressa Balbo. Siamo, dicevo, felici di averla qui, anche perché insomma Intesa San Paolo, la prima banca d'Italia, tra le più importanti e influenti a livello europeo, è un osservatorio privilegiato anche per capire insomma lo stato dell'economia nazionale, non solo. Ma partiamo con un commento generale un po' su questi primi sei mesi della banca, questi sei mesi del 2024, che hanno rappresentato insomma un punto di riferimento importante per la nostra economia. Beh, per quanto riguarda la banca, diciamo che i risultati sono buoni, nonostante un momento non esattamente facile. Continuiamo a sostenere in modo importante il territorio con gli impieghi verso le imprese, dove nonostante sia un momento in cui insomma gli impieghi a livello di sistema non crescono, sul territorio la nostra banca ha registrato una crescita intorno al 10%. In maniera più forte cresce invece crescono i finanziamenti ai privati. Anche qui i mutui ai privati non sono andati particolarmente bene quest'anno, e il tema dei tassi sicuramente ha impattato, però noi abbiamo investito molto sia con un'offerta competitiva che con misure rivolte ai giovani, tante altre cose, e abbiamo fatto un 50% in più dell'anno scorso. Quindi ecco, diciamo che siamo molto presenti sul fronte impieghi e anche sulla raccolta, perché anche sulla raccolta su Verona abbiamo una crescita di 100 milioni delle masse gestite, quindi insomma la banca c'è e va avanti, c'è. Assolutamente, cresce. Sui tassi ma ritorneremo tra poco. Approfitterei proprio della sua presenza, del suo ruolo come responsabile di fatto dell'area del Triveneto, anzi Veneto Ovest, insomma Trentino Alto Adige, anche per capire un po', in base alle sue sensazioni, qual è stata la risposta della nostra economia di fronte alle difficoltà già citate, anche legate all'export, alle tensioni geopolitiche. Insomma, ci sono tante difficoltà, una crisi che rischia di diventare quasi strutturale, però insomma un'economia resiliente la nostra, no? Sicuramente un'economia resiliente, anche se devo dire che in questi ultimi anni non sono proprio mancate le sfide per gli imprenditori. Assolutamente. Perché insomma stiamo vivendo uno scenario che ormai si parla addirittura di permacrisi, quindi a una difficoltà ne segue subito immediatamente un'altra. Quindi come ha reagito il territorio? Bene, ha reagito bene, anche se è inutile nascondere le difficoltà ci sono state e ci sono, ma il tessuto imprenditoriale veneto in generale, veronese nello specifico, ha per l'ennesima volta dimostrato la sua grande flessibilità e resilienza. La struttura dei distretti e delle filiere sicuramente è stata fondamentale anche per risolvere le crisi legate alle catene di approvvigionamento che nel tempo magari si sono strozzate in qualche modo. Il fatto che questa crisi globale ha portato veramente anche le aziende che esportavano improvvisamente a vedere cambiare gli scenari poteva impattare in maniera fortissima, come è successo in altri paesi, la Germania tanto per dirne uno, è di molto importante per noi. In realtà le imprese venete e le veronesi anche hanno saputo reagire e incredibilmente modificare anche i propri mercati, i propri circuiti con una velocità che veramente anche gli altri paesi fanno fatica a capire, e rimane questo un punto di forza importantissimo. Poi inutile negarlo, fra i vari settori distretti alcuni stanno patendo di più, altri sono in una congiuntura più favorevole, però ecco, lo vediamo come un tema più congiunturale legato a questo calo del commercio internazionale, calo dei consumi, calo del commercio internazionale che inevitabilmente sta impattando, ma le nostre imprese hanno i fondamentali per reagire e per ripartire, e la vediamo anche abbastanza vicino insomma a questo momento. Una piccola parentesi sulla crisi tedesca: in pochi se la immaginavano fino a qualche anno fa, vero? È stata un po' una sorpresa per gli addetti ai lavori. Sì, anche se noi guardiamo anche i dati per esempio di questi ultimi anni, se noi guardiamo gli investimenti, l'Italia aveva un gap sugli investimenti e
un gap di produttività verso la Germania molto consistente, che forse non tutti sanno che in questi ultimi anni abbiamo recuperato in buona parte, perché noi abbiamo investito molto più della Germania, anche grazie a Industria 4.0, anche al super bonus in parte, con tutte i se e i ma del super bonus. E, mentre la Germania è rimasta un po' ferma, e credo che questo, insieme poi alla struttura comunque che è diversa dalla nostra, sicuramente più grandi imprese, possiamo dirlo, insomma meno flessibili, meno forse resilienti delle nostre, ha creato questa reazione di cui comunque non siamo contenti, certo. Non dobbiamo essere contenti, ah, no, perché siamo legati in maniera molto stretta. E già questo poteva essere un segnale di interpretazione per ciò che sarebbe accaduto poi effettivamente qualche anno dopo e che stiamo vedendo tuttora. Per quanto riguarda i tassi di interesse, la BCE ha aumentato in maniera significativa, questo ha avuto un impatto notevole sulla richiesta dei mutui, sia famiglie che imprese, via via insomma si sta facendo una marcia indietro, anche se a piccoli passi. Ecco, qual è stato l'impatto che hanno avuto questi rialzi appunto anche in termini bancari, e immaginiamo che auspichiate anche un'uscita, no? Certo. Una progressiva riduzione. Beh, sicuramente l'aumento del costo del denaro ha impattato sulla domanda di impieghi. E inizialmente le imprese per fortuna erano anche molto liquide, quindi molte imprese hanno utilizzato la propria liquidità. Il mercato dei mutui è rallentato e in generale hanno rallentato gli investimenti, però devo dire che innanzitutto che il trend, così come il nostro ufficio studi aveva previsto, ora si è invertito, stiamo già assistendo a una discesa importante, quindi andiamo verso una normalizzazione. E mi sento di dire anche che per quanto riguarda le imprese, certo il costo del denaro ha impattato, ma quello che ha impattato tantissimo sulla frenata degli investimenti è stata l'incertezza. Ormai veramente sono anni che viviamo in un contesto in cui davvero comprendo che sia difficile fare delle scelte di investimento, ma nello stesso tempo è assolutamente necessario che gli investimenti ripartano. Ora speriamo, contavamo molto su Industria 5.0, abbiamo investito molto come banca per essere pronti, ma anche per fare attività di divulgazione, certo. Eccetera. I decreti sono arrivati tardi. Ad agosto di quest'anno. La struttura sicuramente è complessa, però ecco, ora vediamo che finalmente qualcosa sta ripartendo e sarà molto importante. Ho detto prima quello che è stato l'impatto di 4.0 qualche anno fa, qui abbiamo un'altra possibilità di migliorare la produttività e l'efficienza delle nostre imprese, e anche l'autonomia e l'efficienza energetica, che è un altro grandissimo tema, perché noi abbiamo un gap verso l'Europa anche su questo. Assolutamente, e magari parliamo proprio di questo. Effettivamente, come ha ricordato, il decreto ministeriale e la circolare sono arrivati soltanto ad agosto di quest'anno, sì. Per il piano 5.0 si aspettavano insomma già da tempo, siamo partiti un po' in ritardo, però effettivamente Intesa San Paolo ha affiancato anche a suon di investimenti questo tipo di manovra, che introduce un concetto di transizione, si può declinare in tanti aspetti, no? Per quanto riguarda Intesa San Paolo, questa transizione sicuramente ha anticipato e ha premesso anche questa transizione green, per esempio con gli investimenti nei confronti delle fonti rinnovabili, che già il 5.0 comunque prevede. È un filone importante e sarà sempre più impattante anche sulle economie locali, anche visti i costi energetici, certo. No, del 2022, che hanno messo in difficoltà tante imprese. Certo, questo è un tema veramente molto ampio, ma rimanendo anche solo sul tema dell'efficienza energetica, i costi dell'energia e anche l'incertezza, no, dell'andamento dei costi dell'energia. La stessa autonomia e autosufficienza è stata in qualche momento messa a rischio in questi anni, hanno messo in primo piano, ecco, il tema, ed è molto cresciuta la consapevolezza da parte degli imprenditori. Quindi noi su questo da tempo investiamo moltissimo, non solo per finanziare quelli che sono ovviamente gli investimenti che l'imprenditore può fare per rendersi più autonomo e più efficiente, ma anche proprio per accompagnare la transizione a tutto tondo in tanti modi. Per esempio su 5.0 abbiamo fatto tantissima attività di
divulgazione e offriamo, oltre ai nostri finanziamenti, anche come dire, delle partnership con consulenti che possono aiutare l'imprenditore liberamente, naturalmente, piuttosto che le comunità energetiche, altro grande tema, dove abbiamo cercato di fare molta informazione, cultura, di collaborare insieme con partner affidabili che possano aiutare le imprese. Piuttosto che con i laboratori ESG, noi abbiamo fatto 65 incontri sul territorio in quest'anno su tutti i temi della transizione sostenibile, perché l'energia e l'ambiente è un tema, ma la transizione sostenibile abbraccia tanti altri temi, e quindi ecco, facciamo anche tanti di questi incontri con gli imprenditori, con gli stakeholder del territorio, anche semplicemente per fare un po' di cultura e per favorire il dibattito e il confronto, che credo sia sempre una cosa che è molto utile. A proposito di confronto, siete una banca presente con tantissimi filiali sul territorio, avete spinto molto anche sulla digitalizzazione nel contempo. Abbiamo visto la nascita di molte app, applicazioni, per cercare di creare anche qui una cultura del digitale, che poi può essere spendibile anche in altri settori, non solo quello bancario. Certo, no? Certo. Sì, qui potrei raccontare tantissime cose, perché la banca veramente negli ultimi anni ha investito tantissimo per offrire ai nostri clienti servizi digitali della migliore qualità, quindi tecnologie eccetera. L'app che lei citava in questo momento è l'app più scaricata sull'Apple Store ed è da 3 anni che vince il premio come la migliore app al mondo, non in Europa, quindi e questo è il frutto, ecco, di tanti investimenti e di alta tecnologia, ma anche semplificazione, perché sì. Si va di pari passo, no? Un binomio che va di pari passo, che dovrebbe andare di pari passo, esatto. E insieme a questo tante altre cose, perché quello che la banca cerca di fare è, mantenendo al centro sempre la relazione, quindi la consulenza, offrire però più canali digitali sempre più efficienti, che mettano il cliente nelle condizioni di usare i servizi della banca come ritiene, da dove ritiene, nel momento in cui ritiene. Per esempio, anche verso le imprese, noi ormai facciamo quasi tutto anche a distanza se il cliente desidera farlo. No? E tutto questo certamente anche per recuperare dell'efficienza, ma perché è una strada inevitabile? È una strada inevitabile per la banca, per le banche, ma anche per i clienti. Quindi, per esempio, con le aziende di più piccola dimensione, che a volte fanno un po' più fatica, confesso anche fanno un po' di resistenza anche ad utilizzare questi servizi, ecco, quello che cerchiamo anche un po' di condividere è che è utile a tutti digitalizzarsi, rendersi più, come dire, smart, no? Sì, più efficienti, ma anche porsi nelle condizioni di dialogare con clienti, fornitori, pubblica amministrazione, che sempre di più, che lo vogliamo che non lo vogliamo, agiranno in questo modo. Insomma, davvero c'è tanta carne al fuoco, perché stiamo parlando appunto della prima banca in Italia e di attività ce ne sono tantissime, potremmo rimanere qui tutta sera, dottoressa Balbo. Sicuramente ci sono tante sfide, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata, il vostro istituto è in prima linea per dare delle risposte anche a questi grandi cambiamenti culturali, geopolitici. Guardando un po' in là, un po' ad alcuni scenari futuri, si possono fare un po' delle previsioni, al di là di questa necessità di digitalizzare i servizi? Avete qualcosa in cantiere per... qualcosa, insomma, un modo di dire retorico, perché si sa che c'è tanto, ma qui si tratta appunto di fare una scelta magari all'interno di questa puntata, per citarne alcune. Una difficile sintesi. Beh, allora direi innanzitutto rimanere un punto di riferimento, cioè rimanere la banca solida e affidabile che riteniamo di essere, e credo che questo sia importante. Continuare a investire in modo importante, come stiamo facendo, in innovazione e anche in capitale umano, perché questo va di pari passo ed è fondamentale per poter accompagnare i percorsi di trasformazione dei nostri clienti. Poi i temi sono tantissimi, la nostra banca investe moltissimo in quello che è il wealth management, la protezione dei nostri clienti. Se guardiamo le imprese, sicuramente tutti i temi che riguardano l'internazionalizzazione. Noi siamo una banca presente in 40 paesi direttamente con banche filiali nostre, ma
in tantissimi altri paesi con collaborazioni, e credo che per i nostri clienti questo sia importante per poterli appunto accompagnare. L'export, abbiamo visto che quest'anno insomma è stata una dei punti di grande forza del nostro sistema, e quindi ecco, continuare a essere una banca dell'economia reale che guida però anche i processi di cambiamento, che guida, che sostiene, ecco, i processi di cambiamento del paese. E che insomma li fotografa, perché insomma avete anche il vostro monitor dei distretti industriali del Triveneto, per esempio, che insomma è a cura del Research Department di Intesa San Paolo, che sempre per noi giornalisti economici è anche un bel punto di riferimento. Riuscite, grazie alla vostra capillarità, alla vostra presenza, a riportare dei dati utili per leggere anche le dinamiche economiche del paese, e su questo insomma penso non siano in molti a riuscirci. Credo che sia oggi il nostro ufficio studi è rimasto una delle realtà insomma di riferimento su questi temi, e molto utile perché affianchiamo a studi macro, poi delle analisi anche molto micro, perché noi facciamo anche indagini direttamente con la nostra rete di filiali e gestori, quindi riusciamo a avere anche dei dati quasi in tempo reale di quella che è la congiuntura, e devo dire che poi quando lo verifichiamo con i dati a posteriori sono anche dati molto molto affidabili, che condividiamo ovviamente con i giornali, ma anche con gli altri stakeholder del territorio, perché credo che sia molto utile, ecco, avere un confronto. Noi raccontiamo queste cose, ma ascoltiamo con grande interesse i feedback poi del territorio. Questo credo che non bisogna mai smettere di farlo. Assolutamente. In chiusura, dottoressa Valbo, immagino che lei incontri ogni giorno decine di imprenditori, imprenditrici, e soprattutto del territorio, dicevamo, del Veneto Ovest e del Trentino Alto Adige. Cosa si sente di dire e di ripetere magari a loro davanti alla telecamera, in un momento che sappiamo che non è facilissimo, però insomma con alle spalle una banca come Intesa San Paolo penso insomma che si sentano anche un po' più sostenuti. Allora mi sento di dire che tutto quello che è accaduto in questi anni rende abbastanza chiaro quelli che sono i fattori di successo di un'impresa, e sono tutti fattori che per essere mantenuti o rafforzati richiedono di continuare ad investire. Ecco, il tema degli investimenti, comprendo che quando lo scenario è così difficile e incerto si possano avere dei dubbi, ma la strada è questa, ecco, bisogna continuare a investire sulle traiettorie di cui abbiamo accennato anche in questa intervista: la digitalizzazione, la sostenibilità, il capitale umano, abbiamo parlato poco ma è fondamentale, e la competizione verso l'estero. E quindi le imprese migliori, noi lo vediamo, sono quelle che non hanno mai smesso di investire, che lo fanno anche nei momenti, difficili, e alla fine posso dire questo, e che naturalmente noi ci siamo. E questo è un messaggio di ottimismo che volevamo sentire, che ha fatto bene a sottolineare, perché in collegamento insomma ci seguono molti imprenditori che sposano questa linea, e noi come Verona Network cerchiamo sempre di infondere anche fiducia, e la ringraziamo per le sue parole in tal senso, dottoressa Valbo. Grazie a voi di nuovo per l'invito e buonasera a tutti. Ringraziamo Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest Trentino Alto Adige di Intesa San Paolo, per essere stata con noi e per averci fornito un quadro molto esauriente sull'economia, in particolare della nostra area del Triveneto. Noi ci vediamo a un prossimo appuntamento, grazie per averci seguito.